Archiotto Moro pareggio di domenica scorsa in terra ligure contro il Ligorna. Arezzo Calcio Femminile torna a giocare di fronte al proprio pubblico. Benvenuti al Centro Sportivo Giunti di Arezzo per assistere alla nona giornata del campionato nazionale di Serie B che vedrà di fronte Arezzo e Torino. Verdi, ancora verso Terini, sul sinistro. Può andare fino in fondo a Terini, ancora a Terini. Il cross al centro di Fiore, prova il sinistro. Applausi per Di Fiore, ma la conclusione non può impensierire ancora una volta Liberti. Fa sua la sfera senza problemi. Tiene bene la palla Di Fiore, si accentra. Il passaggio poi è per Razzolini. Palla sul sinistro, Razzolini! Riesce a parare Liberti in due tempi, ma applausi per l'Arezzo. Calcio punizione per il Torino. Va profondo, attenzione verso Ponzio, Ponzio! E arriva il gol del Torino, clamorosamente al 17° minuto del secondo tempo. C'è il gol del Torino che sblocca la partita anche in maniera abbastanza clamorosa, poiché fino adesso diciamo, non c'è mai stata una conclusione in porta da parte, diciamo, pericolosa da parte delle due squadre. E dopo una situazione difensiva è arrivato il gol del Torino con la sua cannoniere Ponzio. Attenzione al contropiede, ancora Ponzio, se ne va Teci, ancora Ponzio contro Teci, provano il duello. Ponzio, palla sul sinistro, ancora sul destro, converge sul destro, Ponzio riesce a Terini in qualche modo scivolata ad intervenire, poi rientra, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Torino, è il 18°. Ponzio contro Antonelli. Parte Ponzio, la para Antonelli, la para Antonelli, la para Antonelli, la para Antonelli. Antonelli fa rimanere in partita l'Arezzo parando questo calcio di rigore. Verdi, Verdi, il pallonetto per Di Fiore, la palla arriva Paganini, il destro di Paganini, e il gol! E il gol di Paganini, un gol pazzesco, quello tirato da Paganini, che porta in parità la partita. Un gol fantastico quello di Paganini. Parte Teci, palla è buona, il colpo di testa, e il gol! Il gol! Il gol dell'Arezzo! Il gol d'Arezzo, con Zechini, con Zechini, è arrivato il gol dell'Arezzo, è arrivato il gol dell'Arezzo, è il vantaggio, è Zechini a firmare il vantaggio, al 40° della ripresa, triplice fischio, l'Arezzo vince contro il Torino. L'Arezzo riesce a rimontare il gol di svantaggio di Ponzio, grazie ad Antonelli che ha parato il calcio di rigore, grazie a Paganini che ha segnato l'1-1, grazie anche a Zeghini che di testa ha segnato il 2-1, grazie a tutte le ragazze per la gioia che ci hanno regalato. Mister Lorenzini, mister, 9 partite, 9 risultati tutti consecutivi, e quest'oggi è stata una vittoria di cuore e di carattere. Sì, più che altro di cuore e di carattere, ha ragione, non è stata una partita brillante. Vuoi un po' per il fondo del campo, vuoi anche per la squadra avversaria che non ci ha permesso di giocare, vuoi anche per la non brillantezza della nostra squadra. È arrivata sul filo di lana con una prova, con gli ultimi minuti fatti di grande cuore, grande carattere, e credo che comunque sia una vittoria meritata. Ecco, come spiega il primo tempo in cui magari l'Arezzo, abbiamo visto un Arezzo diversa dalle partite in cui siamo abituati a vedere qui in casa? Sì, e sai, non tutte le partite sono uguali. Probabilmente le ragazze erano un pochino stanche, o non credo che abbiamo assolutamente snobbato l'avversario, anzi sentivamo molto la partita perché venivamo da un periodo fatto di risultati non brillantissimi, forse è stato anche un pochino quello che ci ha bloccato almeno inizialmente. Ecco, adesso ci sarà trasferta a Torino contro Juventus e poi il match in casa contro una delle squadre da battere, probabilmente Luserna, o da riuscire a battere per riuscire a mantenere la testa della classifica. Sì, noi dovremo affrontare tutte le partite come facciamo, cercando di fare bottino pieno. Certo, ora si avvicina un periodo molto importante del campionato dove dovremo cercare di non avere battute d'arresto per non perdere troppi punti da quelle che ci precedono. Siamo qui con la match winner di oggi, Agnese Zeghini, gol fondamentale che ha segnato il 2-1, che gioia è stata? Ma penso una gioia grandissima,
anche perché riuscire a vincere comunque rimontando la partita, in questo caso con un mio gol, sono contentissima per la squadra ma anche per me personalmente. Un Arezzo che fin qui ha tenuto su 9 partite, 8 risultati consecutivi, una ha riposato, vi siete posti i limiti? No, non ci sono limiti, non ci sono, penso che non ci devono essere. L'obiettivo principale è vincere, vincerle tutte e vincere questo campionato.